Amici amanti del calcio, oggi vi porto sul canale un contenuto che mi sta a cuore, i derby più importanti della Sicilia. In questo caso ovviamente racconterò i derby più storici delle maggiori realtà del nostro calcio siciliano. Palermo-Catania. Questo è il derby più importante della Sicilia. Il primo incontro in campionato si disputò il 1° novembre 1936 a Palermo in Serie B. Esso si concluse col risultato di 1-1. Risale alla stagione precedente, invece, il primo derby ufficiale, che finì 1-0 per il Catania in Coppa Italia. Probabilmente il primo incontro in assoluto, quando ancora il Catania si chiamava Unione Sportiva Catanese e il Palermo Palermo Football Club, risale agli anni 1910, in occasione della Coppa Lipton. Mentre il computo totale degli 86 derby arriva al Palermo, il bilancio dei 18 disputati in Serie A è ad appannaggio del Catania, che ha 6 vittorie, mentre il Palermo solo 5 e 7 pareggi totali. Il computo comprende anche i derby giocati dal 1935 al 1942 dall'Associazione Calcio Fascista Catania e nel 1941-1942 dal Palermo Juventina. Catania-Messina. Il derby tra Messina e Catania fu disputato per la prima volta nella Coppa Federale del 1920, ma i risultati di quella manifestazione non sono arrivati a noi con certezza. Dopo quella stagione, il derby ripropose 10 anni dopo nella prima divisione 1930-1931, cioè la Serie C dell'epoca. Nel corso dei decenni, l'incontro è stato anche giocato in Serie B e Serie A. La prima sfida in massima serie risale alla stagione 1963-1964, quando fu il Catania ad avere la meglio, vincendo 2-0 in casa. Al ritorno fu invece 0-0. Nella Serie C1 2000-2001 il derby fu valido per la finale playoff, utile al salto in cadetteria. L'incontro di andata si risolse con 1-1, mentre la gara di ritorno vide vincere il Messina di misura. Messina-Palermo. Palermo e Messina nei primi anni del Novecento si contesero la Whitaker Challenge Cup e la Lipton Challenge Cup. I primi derby ufficiali furono invece disputati a partire dal 1920. Nonostante questa lunga storia, le prime sfide in Serie A si cominceranno a verificare soltanto dal 2004-2005, debuttando con un pari a reti bianchi a Messina e con 2-1 per i padroni di casa a Palermo. Acireale Palermo. Il primo derby in assoluto fra queste due squadre fu giocato in Serie C1 nella stagione 1992-1993, per poi disputarsi anche in Serie B nelle stagioni 1993-1994 e nel 1994-1995. Curiosità, l'Acireale è l'unica squadra che non fa capoluogo di provincia in Sicilia che ha battuto di più il Palermo. Catania-Siracusa. Il primo derby in assoluto fra Catania e Siracusa fu disputato nella seconda divisione 1924-1925 tra il Tommaso Gargallo e la Catanese, con vittoria di quest'ultima per 2-1 il 14 giugno del 1925. Fra le due tifoserie esiste una forte rivalità, visto anche il rapporto di amicizia esistente fra i tifosi aretusei e i tifosi palermitani. Il derby fra Catania e Siracusa si è disputato 8 volte nella serie cadetta, la prima nella stagione 1940 1950, mentre il resto degli incontri si distribuisce fra Serie C e Coppa Italia. Catania-Trapani. Il derby tra Catania e Trapani, le cui tifoserie sono gemellate, si è svolto in una sola occasione, in Serie B. Nella stagione 2014-2015 i due incontri sono terminati 2-2 al Provinciale di Trapani e 4-1 per gli Etnei al Massimino. Il primo incontro tra le due squadre si disputò in prima divisione nella stagione 1932-1933 fra l'allora ACF Catania e la Juventus Trapani. Licata-Messina. Il derby tra Licata e Messina si è svolto in due occasioni in Serie B, nella stagione 1988-1989 e 1989-1990. Il primo anno è una vittoria per parte, l'anno successivo due pareggi per 1-1. Il primo incontro fra le due squadre venne giocato nell'allora Serie C2 nella stagione 1982-1983. Messina-Siracusa. Il primo derby venne giocato quando ancora le due squadre si chiamavano Messinese e Tommaso Gargallo, e il derby si svolge nella stagione 1926-1927 in seconda divisione. In tre stagioni fra il 1950 e il 1953 Messina e Siracusa si riaffrontarono nuovamente, ma in Serie B.
Palermo-Siracusa. Tra le due tifoserie esiste un rapporto di amicizia. Le due squadre si incontrarono per la prima volta in occasione della Coppa Lipton, mentre il primo incontro ufficiale avvenne nel corso del campionato meridionale 1928-1929. Solo in due stagioni le due compagini si sono sfidate in Serie B tra il 1946 e il 1948. L'ultima sfida risale in Serie C1 della stagione 1992-1993. Palermo-Trapani. Il primo incontro tra il Palermo e l'allora Unione Sportiva Trapanese si disputò nel 1908 in un amichevole, mentre il primo match ufficiale fu tra il Palermo e la Vigor Trapani nella prima divisione di Lega Sud 1921-1922 e vide la vittoria dei Rosanero per 12-0. Nonostante questo derby si sia disputato poche volte nel corso degli anni, esiste una certa rivalità fra le due tifoserie per via dei Granata, che sono gemellati con il Catania. In campionato si sono incrociate solo due volte, nella stagione 1988-1989 in Serie C2 e nel 2013-2014 in Serie B, che in quest'ultima occasione il Palermo vince in casa 3-0 e al provinciale 1-0. Gli altri incontri si sono svolti una volta in Coppa Italia di Serie C e una volta nella Coppa Italia. Proprio in quest'ultima l'unica vittoria del Trapani risale nell'edizione 1958-1959, vincendo 2-1 a Palermo. Atletico Catania-Catania. Ebbene sì, è un derby cittadino. A cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, la presenza fra Serie C1 e Serie C2 dell'Atletico Catania, diventata per breve tempo la squadra principale della città, portò alla disputa di una stracittadina nel capoluogo etneo, il derby dell'Elefante. Il primo derby si disputò nella Coppa Italia Serie C 1995-1996, mentre le partite giocate in campionato furono 4, tutte in C1, tra il 1999-2000 ed il 2000-2001. A Catania si disputò anche un'altra stracittadina. Ciò avvenne quando nella Serie C 1945-1946 si affrontarono l'Unione Sportiva Catanese Elefante e la società sportiva Virtus Catania. Queste due squadre, in seguito fondendosi, diedero vita all'odierno Calcio Catania. Le partite terminarono 1-0 per la Catanese all'andata, mentre al ritorno vinse 2-0 a tavolino la Virtus. Akragas-Siracusa. Il primo derby si giocò nella prima divisione 1932-1933, con doppia vittoria degli Aretusei sia in casa 2-1 che in trasferta 4-2. Trapani-Akragas. Il primo derby venne giocato in Serie C nella stagione 1959-1960 con una vittoria per parte, 1-0 in casa per l'Akragas e 4-1 per i trapanesi al provinciale. Complessivamente le squadre si sono scontrate 40 volte in gare ufficiali tra la terza e quarta serie, con 11 vittorie per l'Akragas, 14 pareggi e 15 vittorie per il Trapani. Marsala-Siracusa. Il primo derby fu giocato in C nella stagione 1942-1943 con doppia vittoria degli Aretusei sia in casa 5-0 e 1-0 in trasferta. Complessivamente il derby fu giocato 52 volte in gare ufficiali, comprendendo anche la Coppa Italia di categoria, con 12 vittorie per i lilibetani, 19 pareggi e 21 vittorie degli Aretusei. L'ultimo derby risale alla stagione 2015-2016. Marsala-Trapani. Una forte rivalità storica esiste fra i club dei due maggiori centri della provincia di Trapani, con oltre 100 gare disputate. Tra le due squadre siciliane è il derby siciliano più giocato tra i professionisti. Il primo incontro in assoluto è del 7 gennaio 1912 fra l'Unione Sportiva Trapanese e la Lilibeum Marsala, giocata sul campo di Via Spalti a Trapani, è terminata con la vittoria dei trapanesi per 4-1. I primi incontri ufficiali risalgono invece al campionato di terza divisione 1930-1931. Esse si conclusero 1-1 a Trapani e 2-1 per i lilibetani, padroni di casa, a Marsala. Le due più blasonate compagini della provincia trapanese hanno avuto modo di incontrarsi anche nella Coppa Italia Maggiore nel 1958-1959, già al primo turno eliminatorio tra tutte le squadre di Serie C. Risulta ad essere ad oggi l'unico derby siciliano giocato tra due rappresentative di due città di una stessa provincia siciliana in tale competizione.
Messina-Trapani. Il primo derby si giocò il 9 ottobre del 1932 a Trapani, nella prima divisione 1932-1933, quando i peloritani si chiamavano Unione Sportiva Peloro Messina e di Granata Juventus Trapani. Gli incontri finirono con una vittoria dei trapanesi sia all'andata 4-3 che al ritorno 3-2. Questo derby è stato giocato 32 volte, con 13 vittorie per il Messina, 11 pareggi e 10 vittorie per il Trapani. L'ultimo derby fu giocato in Serie D della stagione 2009-2010, con una doppia vittoria dei trapanesi in casa 1-0 e in trasferta 2-0. Siracusa-Trapani. Il primo derby venne giocato nella prima divisione nella stagione 1932-1933 con una vittoria in casa degli azzurri per 2-1 e pareggio al ritorno 1-1. In generale questo derby è stato disputato ben 85 volte in gare ufficiali. L'ultimo derby è stato giocato nella stagione 2018-2019 in Serie C. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e magari suggeritemi una prossima regione con i derby più importanti. Io vi do appuntamento al prossimo video, bella ragazzuoli!